È stato presentato nella sede della Regione Marche ad Ancona il Grand Tour delle Marche di tipicità. 26 gli eventi che coinvolgeranno i comuni delle 5 province della regione aderenti al circuito di tipicità. È un progetto quello di mettere in forte sinergia tutti i territori, tutte le nostre straordinarie eccellenze, non più diciamo l'una singolarmente sui mercati internazionali e nazionali, ma tutti insieme per vincere la sfida della competitività e dell'accoglienza. Si inizierà sabato e domenica prossimi a Castelraimondo con l'Infiorata, per concludersi nel mese di dicembre a Piobbico con la sacra rievocazione della Natività. Un'edizione che dopo il 2020, dove abbiamo sperimentato nuove modalità, in questo 2021 c'è un notevole salto evolutivo. E con la nuova piattaforma prendiamo per mano il turista già da casa sua, lo prendiamo letteralmente per mano e lo accompagniamo nei luoghi dove ha deciso o deciderà di passare le sue vacanze, in modo da conoscerle preventivamente, immergersi in quella realtà già prima della partenza. Poi non lo abbandoniamo, perché una volta ritornato l'esperienza continua. Noi parliamo essenzialmente di un turista esperienziale, l'esperienza continua a casa grazie al club di Tipicità Experience, che oltretutto offre numerosi benefit e vantaggi e lo tiene connesso ancora con la comunità dove ha trascorso le sue vacanze. Credo che si possa parlare di evento, ma anche di grande evento, perché Tipicità raccoglie tutte quelle particolarità, quelle ricchezze che vengono messe in rete per esaltare un territorio unico in Italia. Spesso si parla di destagionalizzazione, ma di solito non si fa nulla affinché questo avvenga. Invece questa iniziativa tende proprio a destagionalizzare, a far ripartire il turista con il souvenir più bello che ci possa essere, l'emozione di aver vissuto in modo completo attraverso paesaggi che rappresentano una bellezza inestimabile, attraverso le nostre eccellenze che sono la manifatturiero, l'artigianato, il nostro paesaggio, ma anche le eccellenze enogastronomiche che sono funzionali e propedeutico a creare quell'effetto domino per cui tutti quanti poi dopo sono incuriositi a visitare questo territorio che ritengo sia unico. Quindi l'importanza è sicuramente capitale. Abbiamo aderito a questa manifestazione con tutti i comuni che rappresentano e che io rappresento, che sono i comuni della Strategia Nazionale delle Aree Interne, e abbiamo aderito appunto a tutti i 9 comuni. Crediamo molto in questo progetto. E come diceva giustamente prima il presidente Acquaroli, abbiamo cercato fin dall'inizio di trasformare quelli che sono i campanili, quelli che sono le eccellenze, ma anche le chiusure che ogni comune ha, e di metterle insieme e di trasformarle in una forza per tutti, che sia una forza aggiuntiva e moltiplicativa per tutti. Quindi abbiamo deciso di partecipare a tutti i 9 comuni, che sono i 6 comuni dell'Unione Montana, del Cate e del Nerone, più gli altri 3 comuni, Arcevia, Sassoferrato e Piobbico, che appunto formano questa strategia nazionale delle aree interne, di cui rappresento insomma l'Unione Montana, che ne è capofila. Siamo sicuri che attraverso Tipicità, attraverso il Grand Tour delle Marche, riusciremo a far conoscere i nostri territori grazie a delle manifestazioni che rappresentano soltanto una parte di quello che i nostri territori possono produrre. Noi partecipiamo a settembre con il Grappolo d'Oro. Per noi il Grand Tour rappresenta ovviamente un'ottima vetrina per valorizzare la nostra città, ma sicuramente anche la voglia e il desiderio di metterci in rete e in confronto con le altre realtà in un percorso di crescita. Noi parteciperemo con Cantiano Fieracavalli, che si terrà a Cantiano appunto il prossimo 10 e 17 ottobre, 2 domeniche all'insegna di questa unicità.
l'unico razza autoctona della regione Marche, il cavallo del Catria, e siamo convinti all'interno di questa rete che tramite il cavallo noi promuoviamo un intero territorio, dalle sue bellezze ambientali a quelle storico-culturali fino alle eccellenze gastronomiche. Quindi un contenitore unico alle pendici del Catria, tramite il quale dalle alte Marche promuovere l'intero territorio della regione Marche. Anche quest'anno parteciperemo con la terza edizione di Paie, che sarà molto vicina al tema dell'ambiente, e il tema principale sarà appunto l'acqua come elemento essenziale di vita, di cultura e di economia. Chiaramente nel nostro evento ci ha racchiuso un po' tutto l'impegno che appunto gli organizzatori danno all'ecosistema e conseguentemente a tutto quello che riguarda l'ambiente. Naturalmente ci saranno eventi di vario tipo, dall'artistico al sonoro, e poi c'è anche l'attività culinaria che non è stata mai trascurata, partendo appunto da elementi gastronomici del territorio, con il grano di Iervecella, con il quale insomma sono stati fatti diversi prodotti. Quindi l'organizzazione punta molto alla sensibilizzazione dei turisti, delle persone che parteciperanno appunto al discorso dell'ambientale e conseguentemente all'ecosostenibilità e tutto quello che appunto ci circonda, cercando appunto di poter sensibilizzare il più possibile la coscienza di chi parteciperà. Marca Serremondo è la prima tappa del Grand Tour delle Marche, con la sua manifestazione principe che è l'Inviolata, che quest'anno ricorre la sua 29esima edizione, una edizione un po' rimaneggiata visto la pandemia, ma una manifestazione che segue, che va sempre avanti, non vuole fermarsi, e quindi anche quest'anno penso che sia molto interessante in un format particolare, con un distanziamento per evitare che possano crearsi degli assembramenti, ma sicuramente invito tutti a venire a visitare, perché i nostri quadri sono sicuramente sempre belli e ben realizzati. Con il coinvolgimento del Grand Tour delle Marche di tipicità, quindi ci sarà anche un percorso culinario dove verranno messe in evidenza quelle che sono un po' le eccellenze del nostro territorio, a parlare della trota, del pasta realizzata con il grano di Nazareno Strambelli, quindi con dei grani che hanno delle particolarità, e vorrei ricordare che il prossimo anno ricorreranno anche gli 80 anni della morte di Nazareno Strambelli, quindi vogliamo celebrare questi nostri personaggi, questi nostri prodotti, e proprio nell'occasione della nostra manifestazione più importante.